Celebrazione in grande stile da parte del comune di Piedimonte Matese per i 150 anni dalla nascita del tenorissimo Enrico Caruso, che a Piedimonte ha radici profonde, dove sarebbe stato concepito e perché i genitori erano di queste parti. Solo prima della nascita si erano poi trasferiti a Napoli. La presentazione dell'evento è venuta al Chiostro Domenicano con il sindaco Civitillo, che ha fatto gli onori di casa, alla presenza anche del nipote diretto del tenore e del pronipote, il giovane Enrico Caruso, e poi a seguire diversi eventi in varie zone della città, che è sempre più vivace. Per l'occasione anche una prestigiosa donazione al Museo Mucirama di un cittadino piedimontese, Guido Riselli, che ha donato diversi strumenti musicali d'epoca che vale la pena ammirare, che sembra essere la risposta all'inaugurazione del Museo Caruso a Napoli. Noi l'abbiamo sentito. Presidente, allora lei ha deciso di donare tutti questi pezzi, questi strumenti musicali, cioè Certamente. a molti anni fa, sicuramente. Perché innanzitutto? Innanzitutto perché ritengo che sia una cosa necessaria in un paese la conservazione di beni culturali che non sono ripetibili, in quanto i pezzi che noi abbiamo in questa collezione sono quasi tutti fatti a mano. Oggi ci sono le macchine che sostituiscono l'opera dell'uomo, ma prima il liutaio era un grosso artista. Se noi andiamo ad analizzare un mandolino del 700, dell'800, del 900, hanno delle decorazioni particolari, degli intrecci di legni particolarissimi. Addirittura c'è qualche pezzo storico che non ha collanti, un incastro di legni microscopici, ovviamente, che richiedono un'arte particolare. Quanti ne sono esattamente? Ma questi che dono al museo sono circa 40 pezzi storici, che rappresentano un pochettino anche l'evoluzione dal 700 al 900. C'è un pezzo in particolare al quale lei è più affezionato? Allora, ci sono pezzi che uno si affeziona, specialmente il primo mandolino, che è questo che sta, che era un mandolino tutto sfasciato, tutto rovinato, tutto aperto, e che con l'amico Mimmo Civitillo disse: lo aggiustiamo, lo aggiustiamo. Dice: ma mo ci provo, vedo che cosa posso fare. E piano piano ho studiato come era fatto, mi sono messo vicino e ha ripreso non solo le sembianze originali del mandolino che era stato costruito diciamo, nella metà dell'Ottocento, ma che ha conservato un suono magnifico, una meccanica, una tecnica di rilievo, in quanto un mandolino morbido, un mandolino al suono dolce. Quindi ho apprezzato quella prima esperienza. Ma il cuore pulsante delle celebrazioni carusiane è stato certamente Fabio Civitillo. La celebrazione di Enrico Caruso sta avvenendo in tutta Italia, ma a Piedimonte perché? Allora, sì, sicuramente non solo in Italia ma in tutto il mondo. In particolare in questi giorni si è celebrato a Napoli perché c'è stata l'apertura del museo al 150esimo dalla nascita. Piedimonte perché? Perché Caruso è originario di Piedimonte. Il papà Marcellino Caruso e la madre Anna Baldini sono di Piedimonte. Solo quando la madre era incinta al settimo mese, il papà per lavoro fu trasferito a Napoli e lì è nata la grandissima carriera. Però abbiamo voluto riportare Caruso alla casa del papà e organizzare un'importantissima manifestazione che è arrivata alla seconda edizione. Questa è la seconda edizione del Festival Internazionale di Caruso. E in questi giorni non solo inaugureremo una piazza questa sera, ma domani ci sarà la presenza di due tenori molto importanti e di un terzo tenore, che è Vincenzo Costanzo, che oggi probabilmente è la voce italiana più vicina a Caruso. Allora, una domanda io la devo fare. A Piedimonte c'è la casa dove si dice che è stato concepito Caruso. Che cosa si può fare? Ma allora, siccome ci sono diversi musei di Caruso e la casa di Caruso è la casa poi genitoriale, probabilmente qualcuno dice che è la casa della nascita, ma in realtà c'è il certificato a Napoli che Caruso è nato a Napoli, quindi non creiamo confusione. In realtà noi abbiamo fatto di più, perché la casa sarebbe semplicemente un'abitazione, un edificio, e noi invece abbiamo costituito l'ecomuseo Caruso, cioè abbiamo dedicato a Piedimonte, abbiamo dedicato a Caruso i posti dell'antica Piedimonte, le grandi bellezze di Piedimonte, la sorgente, la parte antica, San Giovanni, che sono poi i luoghi caratteristici dove viveva la famiglia. E questa
sera, insieme alla manifestazione e l'apertura della piazza, ci sarà Illuminarti, che è la manifestazione che va a valorizzare proprio tutta la parte antica di Piedimonte, cioè il nostro ecomuseo. Possiamo dire infatti che Illuminarti è una manifestazione importante che ha acquisito sempre più importanza negli anni. Sicuramente è una bella manifestazione, infatti l'abbiamo sostenuta e la sosterremo, però oggi ci fa ancora più piacere perché si incrocia completamente con il nostro progetto, che è quello dell'ecomuseo. Gli ecomusei oggi c'è una legge regionale che li va a finanziare, quindi la possibilità di progettualizzare e di intervenire anche con leggi regionali per noi è fondamentale. Da Piedimonte Matese è tutto, Lorenzo Applauso per Caserta Sera.it.